serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga. Qua è Savix che vi parla. Allora, ragazzi, after patch della duplicazione massiva. Faremo un veicolo ogni 30 secondi. Allora, ci servirà un amico per Xbox anche per buggarci. Comunque sia, partiamo con chi si bugga, ok? Quindi chi si bugga farà duplicare il secondo. Allora, requisito, servirà l'agenzia per chi si bugga e dovrà avere un veicolo come veicolo personale, non attivo. A questo punto ci mettiamo in rientro all'agenzia, ragazzi, e cambiamo sessione. Nel frattempo il nostro amico, noi che giochiamo da Xbox, dovrà andare in una sessione solo a inviti, ragazzi, in mira diversa, quindi in mira manuale, raga. Dentro il lavoro da titano è fondamentale, perché su Xbox se no il terzo messaggio non funziona, mentre voi che giocate da PS paraculati basta che partecipate su Anawak e accettate tutti e tre i messaggi. Vi spiego meglio nel dettaglio continuando il video. Quindi, una volta che siamo arrivati di sotto dalla reception, ragazzi, dovremo buggarci. Per buggarci non ci resta altro che aprire il telefono, regà, e andare ad avviare un'attività in lobby, quella tipo braccio di ferro. Io vi consiglio di usare quella, fate altro e avviate braccio di ferro. Potete usare anche queste, freccette, golf, ma con braccio di ferro funziona bene. Una volta che l'avete avviata dovrete aspettare che vi dia il popolamento 1 di 2, circa 10-15 secondi ci vogliono. A quel punto dovremo andare ad aprire il menu interazione, ragazzi, andare su veicoli e una volta su veicoli richiedere il nostro veicolo personale che vi avevo detto all'inizio del video di mandare al deposito. A questo punto chiudete velocemente il menu interazione, dopodiché freccia a destra e spammate A o X se siete giocatori di Play. Il risultato sarà che dovrete essere buggati in questa schermata nera, ragazzi. Se invece vi carica qualcosa dovete rifare tutto da capo. È semplicissimo, l'importante è fare questo step velocemente. A questo punto, per sbuggarci, dovremo partecipare voi che giocate da Play semplicemente su Anawak e accettate tutti e tre i messaggi. Invece noi che giochiamo da Xbox la cosa è un po' differente. Ci dovremo fare mandare un invito dal nostro amico che è mira diversa dentro il lavoro di titano nella sessione a inviti. Quindi cosa faremo? Accettiamo tutti il primo messaggio come quelli di Play, dopodiché ci darà il secondo messaggio e noi di Xbox dobbiamo dire al nostro amico di quittare il lavoro da titano. A questo punto, una volta che il nostro amico ha quittato il lavoro da titano, accettiamo anche noi il secondo messaggio, aspettiamo qualche secondo, ci darà un terzo messaggio e accettiamo anche questo messaggio. A questo punto spawneremo dentro l'agenzia mezzi buggati. Per buggarci completamente andiamo su online, ragazzi, avvia attività create da Rockstar, andiamo su deathmatch e andiamo a cercare scontro kart armati. Potete avviare qualsiasi delle gare scontro kart armati, è indifferente, l'importante è che usate questa tipologia. A questo punto può capitarvi che vi dice che la gara è stata annullata, voi semplicemente la riavviate e vedrete che funziona. A questo punto, quando spawnerete nell'attività, sarete in una schermata glitchata come questa. A questo punto dovremo fare la stessa identica cosa di prima. Per chi gioca da Play, semplicemente partecipare su Anawak e accettare tutti e tre i messaggi. Invece, per noi che siamo da Xbox, diciamo al nostro amico di riavviare il titano nella sessione a inviti in mira differente. A questo punto ci facciamo mandare l'invito dal nostro amico.
accettiamo il primo messaggio, al secondo messaggio gli diciamo di quittare l'attività. Una volta che ha quittato l'attività e siamo sicuri che il nostro amico sia uscito dal lavoro da titano, accettiamo anche il secondo messaggio e anche il terzo. Invece con i display, partecipando su Anawak, possono tranquillamente accettare tutti i messaggi senza nessun tipo di problema. A questo punto spawneremo, regà, in God Mode. Quindi lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, perché con la duplicazione vi ho portato anche la God Mode. Quindi a questo punto, ragazzi, l'unico sbattone sarà arrivare fino all'arena. Quindi vi prendete un veicolo e con tanta pazienza andate all'arena. Oppure chiedete al vostro amico di venirvi a prendere con lo Sparrow e piano piano gli dite dove siete. Piccolo difetto che può succedere in questa duplicazione, che si bugga un audio veramente fastidioso, ragazzi, che vi costringe a levare l'audio di gioco. Non succede sempre, a volte succede. Se succede, abbassate il gioco e non ve ne fotte niente, continuate la duplicazione. Quindi adesso ci vediamo direttamente all'arena con la parte di chi duplica, ragazzi. Quindi, regà, passiamo a chi duplica. Vi chiamate subito il COM, dopodiché vi chiamate una qualsiasi moto con l'MC e fate salire l'amico sopra, che è buggato. A questo punto, quando l'amico è salito sopra la moto, ragazzi, semplicemente aprite il vostro menu interazione, andate sul motorcycle e vi allontanate finché non vi fa richiamare la stessa moto dove c'è sopra il vostro amico buggato. Quindi a questo punto richiedete la moto, regà, e entrate dentro l'arena, ragazzi. Per duplicare, mi raccomando, all'interno del piano officina dovete avere la Issy, non servono altri veicoli all'interno. I veicoli che volete sacrificare potete averli ovunque, perché li andiamo a richiedere col meccanico. Quindi anche qua c'è una patch, non si usa più, ragazzi, il secondo veicolo, perché non ci fa uscire più dal garage. Quindi saliamo sulla Issy, freccia destra per modificarla, facciamo una qualsiasi modifica, è indifferente quale modifica state a fare, e una volta che avete fatto la modifica uscite dall'arena direttamente da qua. Una volta che spawnerete fuori, ragazzi, dobbiamo chiamarci il veicolo da sacrificare, in modo che cambiamo la targa e non ci dia blocco vendite, che io consiglio sempre massimo tra 4 veicoli ogni 30 ore reali. Io userò una dell'Axo, in modo che le poi, quando andrò a vendere le Issy, varranno 3 milioni e 8 e non 1 milione e 7. A questo punto, dopo circa 5-10 secondi che ho chiamato il veicolo, faccio scendere il mio amico dalla moto e sbadabam, raga, cambierà la targa e avremo duplicato la nostra prima macchina. La salviamo dentro il COM e una volta che siamo dentro il COM, ragazzi, scendiamo direttamente con la Issy e ripetiamo tutto uguale a prima. Quindi prendiamo la Issy, la portiamo dal nostro amico, lo facciamo salire, ci allontaniamo, chiamiamo una qualsiasi moto col Motorcycle Club, andiamo all'interno, facciamo una modifica alla Issy, usciamo dall'arena, ragazzi, e una volta che siamo fuori dall'arena richiediamo il veicolo da sacrificare, facciamo passare 5 secondi e poi facciamo scendere il nostro amico dalla Issy, e a questo punto entriamo dentro il COM e avremo salvato anche la seconda Issy. Io spero che i miei video vi piacciono, regà, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix e sbada bam, regà, al prossimo video, buona visione.